Si è partito dal Porto Nuovo il corteo di autoveicoli organizzato dal coordinamento 9 dicembre autonomo di Mazara del Vallo. Siamo arrivati qua in via Salemi, un corteo che comprende all'incirca una ventina di automezzi. Allora, quale sarà il percorso e cosa vi aspettate dopo il corteo di oggi? Allora, finiremo sulla circonvallazione di Mazara. Ci sono, come vedete, 20 mezzi, che ci sono autotrasportatori, ci sono muratori, ci sono disoccupati, perché la situazione sta peggiorando sempre giorno per giorno, ed è fatto questo per sensibilizzare tutte le persone, perché ora c'è una nuova data per andare a Roma, perché qua la gente che sta, molta gente, se guardate, stanno nei bar a giocare con le macchinette. Signori miei, qua sta succedendo una grande crisi in Italia, una grande crisi che dal dopoguerra non c'era, e ora finirà che appresto la gente, ci scaglieremo uno contro un altro. E questa la realtà, e la gente non la vuole capire. Qua continuando con questo Stato, con il trattato col MES, che ci vogliono più tasse, la gente, che delle famiglie che non hanno da mangiare, fa presto, ci scaglieremo uno contro l'altro. Perché vogliono questo, perché loro non faranno niente, e la gente non lo capisce, che fa breve si perderà la dignità. Come sta succedendo in Ucraina, come sta succedendo in Grecia. Quindi queste manifestazioni sono pacifiche per invogliare la gente prima di arrivare al baltro. Lo devono capire, non devono stare a baltro. Ora c'è una data a Roma, tutta Italia sta partecipando, ci stiamo unendo, che va a piedi con le macchine per andare a Roma. Cerchiamo di fare qualche cosa di importante per la dignità dei nostri figli e del nostro futuro. Lo devono capire, non devono stare a bar, non devono stare a casa, si devono svegliare, perché andremo veramente al baltro. La vostra protesta è iniziata a dicembre, molti si chiedono quali sono i risultati che si sono raggiunti e in che modo raggiungerli. Ormai siamo a fine gennaio quasi. Non si è fatto soltanto che si è svegliato soltanto l'opinione pubblica, un po' finalmente si comincia a parlare di questo malessere, ma non si è fatto niente. Ora ci sono delle nuove date, dei nuovi appuntamenti a Roma il giorno 9, sta confluendo tutta Italia. Qui stiamo facendo, come tutta la città, delle manifestazioni, perché la gente ancora dorme. Il problema è questo, la gente ancora dorme, non capisce che stiamo arriveremo a una guardia civile, ma non contro lo Stato, contro la povera gente uno con l'altro. Non c'è niente da mangiare. Un percorso molto lungo, siamo arrivati a destinazione, da adesso cosa farete? Noi che siamo mezzo l'estate dal 9 dicembre, che lottiamo per un futuro migliore, perché la situazione è molto grave, nelle famiglie si sta cominciando a mancare la materia prima, il pane e la pasta, e molta gente non ha il coraggio ancora di uscire per le strade per far vedere il dolore e la rabbia che c'è dentro. Queste manifestazioni sono fatte per svegliare le persone a non stare davanti ai bar, a non stare davanti alla televisione, perché è una situazione molto grave in tutta Italia, da nord a sud, non è soltanto la Sicilia, non è soltanto un settore, è tutto, per famiglia c'è un grande disagio, e si sta preparando una grande manifestazione a Roma il giorno 9, e sono partiti gente con le biciclette, a piedi, con i treni, per andare a manifestare a questi signori. Per questa manifestazione che si organizzerà a Roma, come vi organizzerete? Si cercherà di portare più gente possibile. Sì, ci sarà una partenza con il treno da Mazara, siamo in contatto con quelli da Catania, da Palermo, dalla zona da Agrigento, di partire e coordinarci tutti a Messina per poi prendere il treno e andare tutta a Roma, perché con a piedi cosa non la vediamo, no? C'è gente molto che c'è da in tutta Italia, da applaudirli, che sono partiti a piedi con le biciclette, c'è grande coraggio, grande stima. Noi ci organizziamo col treno, ci mettiamo tutto sul treno e andremo a protestare civilmente per la nostra dignità a Roma davanti il Parlamento. Come sarà organizzato allora questo spostamento verso Roma? E da parte nostra con il treno, tante con qualsiasi mezzo, ognuno, importante che si muova, non c'è una, importante essere presente a Roma per difendere la dignità della propria famiglia. Si deve andare a Roma per difendere la dignità dei figli e della moglie, questo è, non è che si deve andare a protestare per me stesso oppure per andare a fare la passeggiata, è per la nostra dignità. Quindi ognuno come se la sente, che vuole andare a Roma, o anche se fanno queste manifestazioni dentro il territorio, una volta che uno non può andare a Roma.
partecipare anche i cittadini, come oggi sono state tutte avanti al bar e non hanno partecipato nessuna a venire all'incontro. Non è una protesta che ha fatta tutta da noi, da tutte le categorie, tutti i cittadini dovevano venire anche a protestare. La crisi è per tutte, non è solo per noi. La crisi dipende per tutti. Per quanto riguarda invece appunto l'unirsi a voi, il coordinamento autonomo del 9 dicembre, in che modo contattarvi? Stiamo facendo di nuovo il presidio, quindi faremo la al commissariato di Mazara per mettere di nuovo il presidio, e così ci organizziamo tutti nel presidio. Chi vuole venire, se viene lì, si avvicina a noi e partiremo tutti insieme. Ma cosa vi aspettate dopo il corteo di oggi? Cosa vi aspettate nei prossimi giorni? Andare a protestare a Roma tutti, di essere di più. L'Unione fa la forza, andare a protestare per i nostri diritti, non aumentare o non aumentare ogni volta che aumentano sempre con il popolo italiano. Solo il popolo italiano devono aumentare le tasse, le cose. Non ce la facciamo più, siamo alla disperazione. Nei prossimi giorni quindi vedremo un presidio di nuovo a Mazara del Vallo per organizzarsi, per andare a Roma in corteo, per fare un presidio anche a Roma, immagino. Sì, e appunto, ci sarà questi giorni, perché non è soltanto un giorno, si parla di due. C'è gente che sta arrivando a Roma perché si è partito prima, si stanno facendo, montando le tende a Montecitorio. Poi appena saremo la massa, che possiamo alzare il grido, il nostro grido di disperazione che abbiamo con questa situazione, allora poi ci sarà un incontro. Devono capire che veramente il popolo italiano sarà tutto a Roma. Una volta che ci sono state delle azioni dal 9 dicembre del ritiro, ora basta. La gente è stanca e ha deciso di spostarsi in massa a Roma. Poi quando saremo lì vediamo di gridare forte il nostro grido. Accanto a me un lavoratore di Mazara del Vallo, lei un panettiere, come sta affrontando la crisi economica che investe tutta Italia? Diciamo che non si può sostenere questa crisi, pressione fiscale molto alta, con i prezzi non si può andare anche la grossa distribuzione, ci sta distruggendo tutto, le cartelle sotto che arrivano e nessuno che palla, si lamentano tutti, ma alla fine non prende nessuno, perché alla fine ci troviamo tutti soli, siamo dentro una giungla, non c'è più una chiusura, non c'è più una festa, sono perse tradizioni, e cioè alla fine queste politiche hanno fatto solo un complotto tra loro, che significa che tutte gare da parte, chi se le piglia chi, ma poi alla fine ai cittadini, alle nuove imprese, non ci pensa nessuno. Lei lavora nel campo dell'edilizia, è un muratore, lavora proprio con le sue mani, come sta affrontando questa crisi economica? Non si può affrontare più la crisi, un giorno lavori, due giorni rimane a casa, un altro giorno lavori, ormai è insostenibile, e i lavori non se ne fanno più, la gente non ha il pane, non ha niente, perciò non va a pensare a fare lavori, è insostenibile. Lei brandisce la bandiera italiana, che significato ha per lei questa bandiera? Ha un grosso significato la bandiera italiana, perché siamo italiani noi, invece non abbiamo più diritti di italiani, gli extracomunitari hanno molto più diritti di noi, non per essere razzista, e è insostenibile la cosa, ci dobbiamo svegliare, dobbiamo andare tutti a Roma e basta, dobbiamo svegliare il popolo italiano si deve svegliare, basta, non ho più niente da dire. Sentiamo ogni giorno che cresce la categoria, che ormai è diventata una categoria, quella dei disoccupati in Italia. Come affrontare questo momento così difficile? È un momento molto difficile. Noi del giorno 9 che combattiamo questa protesta per unirci in tutta l'Italia e di cercare di sensibilizzare tutte le persone, perché la situazione non può andare più avanti. La situazione è diventata critica, l'economia è ferma. Io i miei periodi l'ho avuto belli, che sono stato a Bologna, in Emilia Romagna, avevo pure un'impresa edilizia. Con mio papà avevamo un 15 operai pure sotto di noi, adesso purtroppo lo Stato e l'economia che si è fermata, il settore dell'edilizia, siamo completamente in crisi e non sappiamo più come sollevare. Purtroppo il punto principale dell'economia è anche, diciamo, l'edilizia, il punto forte, perché l'edilizia lavorano tutti i settori, accompagnano i pittori, quelli del materiale, i scavatori, tutto qualsiasi generale, e poi si sono unite tutte le altre categorie che fa un giro, diciamo che la catena si va stringendo da tutte le parti, perché lavoro non ce n'è, purtroppo le famiglie, soldi non abbiamo più di mantenere le nostre famiglie e non si sa più come si deve andare avanti, e anche l'economia, i piccoli bar, i piccoli negozietti non riescono più a lavorare.
lavorare, perché un padre di famiglia, se non lavoro, qualsiasi padre di famiglia non può comprare più i vestiti alla figlia e andarsi a fare una gita, non si può permettere più nessuna cosa, perciò siamo alla disperazione completa. Ogni giorno ci sono 4-5 suicidi in tutta l'Italia e nessuno, questo Stato italiano e questo governo ladro, non ne parla, nella televisione non ne parla di questi omicidi che ci sono ogni giorno, i suicidi perché le persone sono disperate, senza lavoro, tutti disoccupati, giovani come me, io ho 30 anni e non riesco a fare un futuro per la mia famiglia e per i miei figli. Perciò quando siamo arrivati in questo punto, anche se vogliamo andare in Italia a lavorare, non c'è più né lavoro né in Italia, né nessuna parte. Perciò la situazione sta diventando veramente critica, ma critica. Allora, prima andrete a Roma? Andrà a Roma anche lei? Sì, io andrò pure a Roma, ci uniamo tutti e speriamo di raccogliere più persone possibile per aderire a questa protesta a Roma, che siamo tutta l'Italia, tutti i presidi d'Italia, e noi speriamo che questa gente esca dalla casa, che non si vergogna più dei propri problemi, perché non dobbiamo nascondere più che siamo tutti ormai arrivati con il culo per terra e non c'è più niente da vergognare. Ci sono molte persone che magari ancora si vergognano, che hanno avuto la disgrazia in casa, la crisi, ma non si devono vergognare, perché ormai riguarda a tutti e a tutti i settori. Perciò cerchiamo di svegliarci per i nostri figli, i nostri futuri, per tutti noi. Cerchiamo di svegliarci, ve lo dico per cortesia a tutti, solo così, se siamo tutti uniti, tutto il popolo, riusciamo a fare qualche cosa, se no siamo distrutti, ci ammazziamo uno con l'altro, va a finire guerra civile come sta succedendo in tutti gli altri popoli, gli altri stati. In Grecia padri di famiglia si stanno iniettando il siero positivo dell'AIDS per farsi mantenere dallo Stato, perché sono tutelati dallo Stato, per mantenere i propri bambini per andare a scuola e comprarci il panino. Ma stiamo scherzando? Senza luce, senza niente. Sono rimasti e qua fra 5-6 mesi andiamo a finire come la Grecia, che ancora le persone non ci credono, perché ancora hanno le 10 euro in tasca e non credono cosa sta succedendo, non pensano a quello che ha la pancia vuota. Il detto è sempre, il detto antico dice questo: chi ha la pancia piena non pensa a quello che ha la pancia vuota, ed è sbagliato questo.